stiamo per scoprire uno dei castelli più belli d'Italia, Rocchetta Mattei. Tra le sue mura scopriremo una storia misteriosa legata alla figura del conte Cesare Mattei, l'uomo che sognava di curare il mondo. Il suo aspetto fiabesco nasconde un'intricata rete di corridoi, stanze e passaggi segreti. La sua costruzione iniziò nel 1850 per volere del conte Cesare Mattei, importante figura di spicco nel panorama bolognese, che intorno a quel periodo, provato da varie delusioni sia politiche che private, aveva deciso di ritirarsi dalla vita cittadina. Si dedicò completamente alla costruzione della Rocchetta, un vero e proprio castello dallo stile unico ed eclettico, e allo studio dell'elettromiopatia, una pratica paramedica che unisce nozioni di naturopatia allo studio delle cariche elettriche. Questa pratica gli assicurò fama mondiale e in seguito alla sua morte, nel 1896, fu proseguita con alterne fortune dagli eredi fino al 1959. Gli anni difficili della Seconda Guerra Mondiale segnano il declino dell'elettromiopatia. All'interno della Rocchetta si nasconde una coppia di ebrei fuggiaschi e in seguito la Rocchetta venne requisita dal comando tedesco, che vi si installa bruciando molti mobili di pregio per il riscaldamento. Il castello subisce saccheggi di ogni tipo. Vengono trafugati gioielli, quadri e 600 tappeti persiani. Il castello va inesorabilmente verso la rovina. Quella costruzione fantastica che il conte Cesare Mattei aveva tanto amato e che era stata la stupenda insegna pubblicitaria di un impero finanziario basato sulla produzione e il commercio dei rimedi elettromiopatici in tutto il mondo viene assurdamente condannata a un triste destino: l'abbandono al degrado progressivo. La popolazione locale, stanca di vedere il castello in abbandono, crea il comitato SOS Rocchetta, che inizia una lotta contro l'inerzia delle istituzioni e dei proprietari, ponendosi l'obiettivo di salvare il castello. Questa lotta durerà per oltre 8 anni. A seguito di tale attività vengono apportate importanti riparazioni ai coperti. Il comitato inizia anche il difficile recupero di reperti e documenti perduti negli anni, relativi alla vita del conte e alla sua scienza medica. E nel 2000 viene fondato un archivio dove viene posto il materiale ritrovato. Così, nel 2005, avviene l'acquisizione della Rocchetta da parte della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna. Finalmente la Rocchetta verrà restaurata nel rispetto delle ultime volontà del conte Cesare Mattei, è aperta al pubblico.